Si è tenuto oggi al Viminale un incontro tra il ministro dell'Interno Piantedosi, i sindaci di Roma, Milano e Napoli, i prefetti e le forze di polizia. L'obiettivo è affrontare le problematiche comuni alle tre maggiori città metropolitane e avviare iniziative condivise per superarle. Sentiamo Stefano Corradino. Ci sono dei tratti comuni e delle esperienze positive del modo di fronteggiare alcune problematiche, ovviamente parlo di problematiche che attengono a quelle che riguardano il Ministro degli Interni, quindi che più o meno ruotano sui temi della sicurezza urbana, della criminalità, dei problemi di sicurezza in generale che affliggono le aree metropolitane. Primo confronto al Viminale tra il Ministro dell'Interno Piantedosi e i sindaci delle tre grandi città metropolitane, Roma, Milano e Napoli, che hanno esigenze comuni, dalla sicurezza alla criminalità, dagli spazi pubblici alle emergenze abitative. Necessità di rafforzare le dotazioni organiche della Polizia locale, che a Roma, come nelle altre città metropolitane, si trova in una situazione di sotto organico molto significativo e che riduce la capacità di presidio del territorio. Abbiamo bisogno di più persone per strada. Sono diminuiti i furti negli appartamenti, sono aumentati i piccoli reati in strada, piccoli che però possono essere molto fastidiosi e soprattutto creano nella cittadinanza certamente un malessere. Lei ha ribadito che uno dei temi è legato anche alla criminalità e, come dire, il rischio di infiltrazioni in esercizi commerciali. Quanto questo fenomeno è rilevante? Intervenire in maniera forte per evitare che ci siano infiltrazioni e garantire poi agli esercenti corretti di poter lavorare nel pieno rispetto delle regole, credo che questa sia una priorità rispetto alla quale ci vuole un massimo impegno delle amministrazioni locali ma anche del governo.